Salve a tutti. Buonasera a tutti, scusate il ritardo, poi sono rientrato che c'avevo freddo. Buonasera a tutti e grazie, grazie di cuore. No, grazie a voi, siete tanti. E c'è la nostra candidata qui alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale? Prego, forza. Lei è la nostra candidata, è un avvocato, appunto, Elisa Galeani. È candidata alla Camera dei Deputati per il Movimento 5 Stelle. Io, da cittadino, da parlamentare uscente, mi sentirei davvero tutelato se persone anche come lei possano diventare deputati della Repubblica e fare gli interessi del popolo italiano. Ve la presento, dirà due parole lei sulla sua vita e speriamo di farcela, dipende esclusivamente da noi, speriamo di farcela. Buonasera a tutti, buonasera. Mi presento brevemente, sono Elisa Galeani, ho 38 anni, sono nata e vivo a Tarquinia dove esercito la professione forense e sono attivista del Movimento 5 Stelle dal 2011. E come accennato da Alessandro, il 4 marzo rappresenterò il Movimento 5 Stelle nel collegio uninominale di Viterbo per la Camera dei Deputati. E non vi nascondo che ho accolto questa nomina con estremo orgoglio, anche se con molto senso di responsabilità. Il Movimento 5 Stelle mi ha dimostrato in questi 7 anni che l'attivismo, se condotto con onestà intellettuale e con costanza, è l'unica strada per il cambiamento. Un cambiamento che vi assicuro è in atto. Un cambiamento che sto sperimentando, che è già in atto. Proprio ieri ho avuto il piacere di conoscere due giovanissimi commercianti che hanno potuto aprire la propria attività commerciale attingendo al fondo per il microcredito che, come ben sapete, è finanziato dal taglio agli stipendi dei nostri portavoce. Ma questa è soltanto uno dei fatti concreti posti in essere dal Movimento 5 Stelle in questi 5 anni. Vale la pena citarne altri che conoscete, ma ci tengo a sottolinearli. Ricordiamo che il Movimento 5 Stelle ha rinunciato ai finanziamenti pubblici, ricordiamo che i nostri portavoce hanno rinunciato a qualsiasi privilegio connesso alla carica che ricoprono e ricordiamo l'impegno dei due mandati, ricordiamo che ogni candidato che si voglia candidare con il Movimento 5 Stelle deve presentare il proprio certificato penale, perché è un requisito di civiltà che ogni partito politico dovrebbe chiedere ai propri candidati e che soltanto il Movimento 5 Stelle esige. E allora è proprio di questa mattina all'articolo di giornale che ho letto con molto stupore che il candidato del centrodestra di questo collegio uninominale è stato condannato in secondo grado, il candidato Rotelli, candidato in secondo grado dalla Corte dei Conti per danno erariale. Non stiamo parlando qui di querele per diffamazione, parliamo di cose serie. Ebbene, per il Movimento 5 Stelle questo candidato sarebbe incandidabile, improponibile. Ma non soffermiamoci sulle miserie degli altri partiti e pensiamo al progetto a 5 Stelle. Il nostro programma è un programma ambizioso, ma abbiamo anche le competenze per poterlo portare a termine, ne sono convinta. È un programma che, se calato in questo territorio, il territorio della Tuscia, avrebbe la possibilità di mettere in luce tutte le potenzialità inespresse di questo territorio, potenzialità che ho potuto conoscere oltre perché ci vivo da quando sono nata, ma anche perché in questi 3 anni ho potuto affiancare la consigliera Silvia Blasi e ho conosciuto, devo dire, ogni singolo paese di questo splendido territorio. E ci sono delle potenzialità inespresse enormi che spaziano dall'artigianato al turismo in tutte le sue declinazioni, all'agricoltura, che dovrebbe essere il fiore all'occhiello di questo territorio e che invece arranca da troppi anni. E allora, il 4 marzo abbiamo la possibilità di votare un movimento politico pulito, credibile, ma soprattutto un movimento politico rappresentato da persone che non concepiscono la politica come un mestiere,
ma come un servizio alla collettività. Io vi ringrazio parlerei le ore, però insomma non mi sembra il caso. E posso dirvi che sono molto vicina alle tematiche ambientali della salute. La mia storia è una storia di attivismo sul territorio. Vengo dal comitato NOCOC, magari tanti di voi l'hanno sentito nominare. Per anni ci siamo battuti contro la riconversione a carbone della centrale di Civitavecchia. È stato un periodo per me importantissimo, perché è lì che ho capito che una democrazia sana non può prescindere c'è un legame strettissimo tra democrazia, a mio avviso, e la partecipazione attiva dei cittadini. Dobbiamo tornare a riappropriarci nel nostro territorio. Non dobbiamo più delegare, ma anche all'interno del Movimento 5 Stelle. Il Movimento non ha bisogno di tifoseria da stadio, abbiamo bisogno di persone che spendano il loro tempo, che dedichino il proprio tempo alla tutela del proprio territorio. Basta delegare. E allora, ecco, vi invito insomma a darci questa possibilità. Grazie mille. Grazie a tutti per essere qui al freddo. 2 anni fa, in un'estate, faceva molto più caldo, partì con un motorino quando ancora si parlava poco di referendum costituzionale e quando fondamentalmente Renzi pensava di aver già vinto, aveva tutte le televisioni dalla sua parte, come succede per certi versi ancora. Partì e la prima tappa fu ad Orbetello e c'erano molte meno persone stasera qui a Viterbo al gelo, per cui vi ringrazio. So che siete tantissimi, ci sarà per me pure, ci saranno pure sposetti e fioroni infiltrati, perché dopo che hanno conosciuto Renzi probabilmente voteranno Movimento 5 Stelle. È così. Ieri mattina il Corriere della Sera intitolava in prima pagina, il Corriere della Sera, nuovo caso, scandalo del 5 Stelle, candidano, che cosa vi aspettate? Un delinquente, un andranghetista, un camorrista, candidano chi? Un amico di Cosa Nostra, candidano, che c'era scritto? Un ex del PD. Cioè, come se questo fosse, non lo so, la peggiore onta del Movimento 5 Stelle. Io pure una volta ho votato Partito Democratico e vi chiedo scusa. E milioni di italiani che hanno votato il Partito Democratico oggi voteranno il Movimento 5 Stelle. Però, per il Corriere della Sera, per i giornali, è scandaloso questo, che un cittadino incensurato, che magari un tempera del Partito Democratico, che ha creduto in Renzi, io ci ho mai creduto, ma lui ci ha creduto, abbia deciso di passare col 5 Stelle, piuttosto che orde di indagati, condannati, riciclati, persone che vengono elette in un partito e finiscono in un altro, amici dei mafiosi, dei camorristi che stanno in tutte le liste d'Italia, in tutte le liste. Qual era la mia alternativa? Di nuovo mettermi in viaggio, partire con un camper, girare l'Italia, ci sono le televisioni, le ringrazio, andare pure nelle televisioni, stasera sto in collegamento in diretta a Piazza Pulita, se qualcuno si vuole fermare qui con me facciamo questo collegamento in diretta, e girare l'Italia anche da non candidato, a me non me ne frega niente, io non devo dimostrare niente a nessuno, in questi cinque anni ho dato l'anima, lo sapete, l'anima, e se tante persone stanno qui stasera, centinaia di persone stanno qui stasera in piazza, perché evidentemente vi fidate pure di quello che vi dico. Ecco, allora, sì, non si sente? Si sente? L'avevo staccato. Si sente? Lo sentite? Non si sente il microfono. Questo rifiutare 42 milioni di euro di rimborsi elettorali, questo comporta. Ehi, si sente? Si sente? Generalmente un parlamentare, un politico appunto non dovrebbe dire avete il dovere di partecipare perché io sono una persona credibile. Io posso dire, mi sono comportato bene in questi 5 anni, bene. Ho fatto tutte le denunce che dovevo fare, ho fatto tutto quello che dovevo fare, ho girato l'Italia, prendevo la parola alla Camera dei Deputati e non era facile a far denunce sapendo che ogni volta appunto prendevo la parola arrivavano a destra e a sinistra, fischi di ogni tipo. Critiche di ogni tipo, qualsiasi cosa il Movimento 5 Stelle dica viene, non lo so, divisezionato in questo paese di merda, perché questo ce l'hanno fatto diventare un paese di merda. Pare sia diventato più grave un congiuntivo sbagliato che votare delle leggi incostituzionali.
Si deve alzare questo microfono, si deve alzare. Perché è qualcosa che è veramente ha dell'incredibile. Però anche la responsabilità, io cerco di dirlo, è anche dei cittadini italiani. Non ci possiamo continuare a far prendere per il culo da certi soggetti. È responsabilità nostra se ci abbiamo avuto Berlusconi 20 anni. Se oggi questo vuole fa finta di essere il salvatore della patria. Dice, promettono cose che non hanno mai fatto quando hanno governato tanti anni. Io ho gli incarichi qua di Berlusconi perché nessuno lo ricordava. L'altro giorno stava dalla D'Urso e diceva, io detesto la politica. Benissimo, è stato 5 volte deputato alla Camera dei Deputati. 1 volta senatore e poi è stato cacciato a calci nel culo in quanto condannato per frode fiscale. 4 volte Presidente del Consiglio. 1 volta Presidente del Consiglio europeo, 1 volta Ministro degli Affari Esteri, 1 volta tutto questo, perché dentro il Corriere della Sera ci sta il 10%, ce l'è mano medio banca, perché De Benedetti è il patron del gruppo Espresso Repubblica, è uno che chiedeva soldi ad MPS e MPS gli prestava centinaia e centinaia di milioni di euro, poi non so come l'abbia restituita a Tozzi e Bocconi o tramitazioni fallimentari della sua azienda Sorgenia, poi MPS fallisce e i quattrini ce li dobbiamo mettere tutti quanti noi. In questi anni voi, quello che avete, il sudore del vostro lavoro, del lavoro dei vostri figli, le tasse che avete pagato sono andate a coprire i buffi, i debiti che hanno fatto certi personaggi dentro le banche legate appunto alla partitocrazia. Ma non siete stanchi di tutto questo? Stanchi? E c'è una possibilità. Il fatto che De Benedetti, che è il principale leader del centrosinistra, uno che tiene per le palle Renzi, e si è visto con questo scandalo vergognoso, cioè Renzi gli dà la soffiata, gli dice De Benedetti, un decreto sulle banche popolari passerà, De Benedetti chiama il suo broker e fa affari per 600.000 euro di plusvalenze, e che noi siamo tutti coglioni che Renzi non ci ha dato la soffiata per investire dei soldi in borsa. De Benedetti ha accomunato a Berlusconi, cioè erano un tempo nemici, oggi entrambi sono, non lo so, terrorizzati dalla possibilità della vittoria del 5 Stelle, e ecco che partono gli attacchi dei loro giornali nei confronti di Luigi Di Maio, partono attacchi, menzogne, e io ogni giorno dovrei stare, perdere il mio tempo, che è prezioso il mio tempo, ancora di più adesso, a smentire le balle che leggo e che ascolto. No, vengo in piazza e parlo di programmi, proposta fondamentale, non si parla di corruzione in questo paese. Eppure è uno dei paesi più corrotti al mondo. Ci fate caso che i miei partiti politici parlano di tutto tranne di corruzione? Ti credo che si arrestano da soli. Il Movimento 5 Stelle sarà l'unica forza politica in grado di fare una vera legge anticorruzione, riformare la prescrizione per far durare poco i processi e per far sì che finalmente i colpevoli finiscano in galera. Inserire nella pubblica amministrazione l'agente provocatore. Qualcuno dice che è una proposta satirica, ma c'è in tutto il mondo. L'agente provocatore è un agente infiltrato, altamente specializzato delle forze dell'ordine che va nella pubblica amministrazione e provoca, tira fuori una mazzetta e la dà a un politico. Se il politico la prende scattano le manette, perché tu devi sentirti onorato di lavorare nella pubblica amministrazione. Perché non credete, in questi anni ci hanno preso in giro, dicono abbiamo aumentato le pene per i corrotti, ma se poi i corrotti non ci vanno in galera, tu puoi pure dare l'ergastolo per corruzione, ma i corrotti in galera non ci finiscono, vedete com'è? È stata tutta comunicazione, tutto marketing il governo Renzi, milioni di italiani se ne sono accorti e il PD prenderà meno del 20%, e oggi però esce fuori quell'altro e qualcuno ancora ci crede, perché al peggio non c'è mai fine, perché è andato in naftalina 2 anni Berlusconi e qualcuno si dimentica quel che ha fatto. Allora io ho il dovere civico, dato che c'è seguito e tante persone mi sentono anche in rete, e ognuno di voi può diventare un piccolo mezzo di controinformazione, ognuno può condividere un video, può parlare con 3-4 persone, può convincere uno scettico, uno che è del 5 Stelle ma ancora non lo sa, perché c'è un mucchio di gente che è del 5 Stelle in questo paese a sua insaputa, e può dirgli la verità, avendo il coraggio di coltivare la memoria, impegnandosi in prima persona, schierandosi. Schierarsi in questo paese di democristiani non è facile, perché chi si schiera prende una strada, e chi prende una strada chiaramente non ne prende un'altra. Non schierarsi è comodo, campi più sereno, non ti viene un fegato grande. Io, se non mi fossi schierato, se fossi entrato nel gruppo misto in Parlamento, oggi ci avrei un conto in banca molto molto più ampio, non starei molto tranquillo, avrei il posto assicurato di nuovo in Parlamento, mi sarei potuto vendere in questi 5 anni tranquillamente, e non l'ho fatto per rispetto del popolo italiano, e ho restituito una barca di soldi, ma è nostro dovere coltivare la memoria. E allora
io sento il dovere da cittadino, avendo questo seguito, di leggere due o tre pezzi della sentenza relativa alla condanna di Marcello Dell'Utri, perché il soggetto coinvolto anche da questa sentenza non può essere eletto perché è ineleggibile, ma porta avanti e fa manifesti con un simbolo Berlusconi presidente ed è ineleggibile. Io mi meraviglio di quelli della Lega che parlano di legalità e vanno di fianco ad un soggetto del genere, e mi meraviglio di quelli della Lega che parlano di abolizione della riforma Fornero e si alleano con uno che la riforma Fornero l'ha votata senza i voti della Meloni, destra sociale, di Berlusconi. La legge Fornero non sarebbe mai passata. Cioè, questa è la verità. Non basterebbe questo per non votarli più, non basterebbe vedere la Boschi candidata a Bolzano e in tanti altri collegi, lei che diceva qualora dovessi perdere il referendum sparirei dalla faccia politica per non votarli più, non basterebbe questo. Io nel 2014 lo dichiarai, qualora si arrivasse a fine legislatura non mi ripresenterò, per scelta mia, umana. Cazzo, l'ho mantenuta questa promessa e mi sento casa della Boschi pacificamente e dirle che è una persona non credibile, e la credibilità in questo paese nella politica è la prima cosa. Io vi leggo alcuni passaggi perché magari tante persone non le sanno certe cose, e pezzi della sentenza Dell'Utri li leggerò a 300 metri dalla villa di Berlusconi ad Arcore, dove sarò se non sbaglio il 9. Venite, venite. Grazie all'opera di intermediazione svolta da Dell'Utri, fondatore di Forza Italia, veniva raggiunto un accordo che prevedeva la corresponsione da parte di Silvio Berlusconi di rilevanti somme di denaro in cambio della protezione a lui accordata da parte di Cosa Nostra Palermitana. Tale accordo era fonte di reciproco vantaggio per le parti. Per Silvio Berlusconi esso consisteva nella protezione complessiva sia sul versante personale che su quello economico. Per la consorteria mafiosa si traduceva invece nel conseguimento di rilevanti profitti di natura patrimoniale. Cioè Berlusconi pagava la mafia, se dicessi una bugia, se fosse falso quel che leggo mi dovrebbe querelare all'istante, per ottenere protezione sia in ambito economico che poi personale. E grazie a questi quattrini, che grazie all'intermediazione Dell'Utri sono finiti a Cosa Nostra, Cosa Nostra, quell'organizzazione che ha fatto saltare Falcone e Borsellino, e poi questi legalitari del centrodestra citano Falcone e Borsellino, Cosa Nostra non si sarebbe rafforzata. Per cui di fatto dal punto di vista economico Berlusconi ha rafforzato Cosa Nostra. Ma ci rendiamo conto? È possibile rifarsi governare da questo soggetto? E dall'altra parte, io ho sempre votato a sinistra in vita mia, votavo appunto il Partito Democratico, l'ho vista in faccia l'ipocrisia di questi che si dicono eredi di Berlinguer, hanno sventrato la sanità pubblica, sventrato i trasporti pubblici, colpito il risparmio degli italiani con delle scelte scellerate che hanno colpito i nostri conti correnti, perché questa è la verità, o comunque i risparmi dei cittadini. Hanno sventrato l'ambiente, però l'hanno fatto alzando il pugno chiuso, arrostendo le salamelle nella festa dell'unità, dicendo che Berlinguer era una bella persona, questi ipocriti devono andare a fanculo ed è compito nostro farlo. La politica è facile, non basta soltanto essere onesti, servono le mani libere, per questo andiamo da soli, andiamo da soli. Mi auguro che questo tour possa, Roberta Lombardi, possa permettere a 5 Stelle di avere tanti seggi in Parlamento, per non dover neanche rivolgersi, diciamo, al Parlamento per ottenere la maggioranza. L'hanno fatta apposta questa legge elettorale appunto per questo, perché in acque torbide gli esperti degli inciucio pescano meglio. Io cerco di spiegare questo, credetemi, il loro obiettivo non è neppure governare, altrimenti non imbarcherebbero tutti certi soggetti, partiti e partitini. Il loro obiettivo non è governare, il loro obiettivo è impedire che governi il Movimento 5 Stelle, che è tutta un'altra cosa, e l'hanno perseguito questo obiettivo dal primo giorno in cui sono entrati in Parlamento, quando vincemmo le elezioni nel 2013. Meritavamo già allora l'incarico di governo, ma figuratevi se Napolitano, uno dei personaggi per me politicamente più squallidi nella storia della Repubblica Italiana. Avesse mai avuto in mente l'idea di affidare un incarico al 5 Stelle, però eravamo inesperti, no? Eravamo appena entrati. Ci siamo messi a studiare pure questa roba, gli inesperti. Ma che io ho mai fatto una legge incostituzionale? Ma che io ho massacrato i conti pubblici? Ma che io ho impoverito il paese? No, loro sono gli esperti.
Comunque già ce lo meritavamo allora l'incarico. Ma che successe? Che Bersani, Casini se non sbaglio, e Alfano, cioè all'epoca uno del centro, uno del PD e l'altro del Popolo della Libertà, si riunirono al Quirinale e decisero, mai successo nella storia, di rieleggere per la seconda volta lo stesso Presidente del della Repubblica. Mai successo. Questo per sancire un inciucio e impedire alla forza politica che aveva appena vinto le elezioni e che aveva meno seggi in Parlamento soltanto in virtù di un premio di maggioranza, quello della passata legge elettorale incostituzionale, di governare, perché avevano paura, come hanno paura adesso che in 24 ore li tagliamo tutti i vitalizi. Hanno paura. Si riunirono questi soggetti e, pur di non scomparire, appunto, rielessero Napolitano, e noi lì siamo andati avanti. Siamo andati avanti in questi 5 anni senza scendere a compromessi con nessuno, affrontando le trasmissioni televisive. Io sono pure andato dalla D'Urso, l'ho fatto per voi, l'ho fatto per voi, eppure lei voterà al Movimento 5 Stelle, sono sicuro. Li stiamo convertendo tutti, tutti quanti, infatti sì. Microfono. Io mi sono sgolato stasera con questo microfono che non funziona. Roberta, se puoi darci 2.000 euro per la campagna elettorale. A proposito di finanziamento, c'è la possibilità, guardate come siamo, che ci siamo inventati, di anche di finanziare questa campagna elettorale. Io giro, ripeto, tutta l'Italia, c'è un aggeggio lì sotto il gazebo che si chiama Totem, e addirittura potete fare delle donazioni con carta di credito e viene emessa immediatamente la ricevuta. Pensate quello che siamo, pure 1, 2 euro, 5 euro, mi regalate qualche chilometro, perché veramente mi sto impegnando non per una poltrona, e ce l'avrei assicurata quella poltrona, ma soltanto mi sto impegnando per riuscire a contribuire, dare il mio contributo da cittadino, per dare un po' più di giustizia sociale e di normalità a questo paese bistrattato. Per cui, se potete, poi fate una piccola donazione. Sappiate che non abbiamo preso un euro di finanziamento pubblico e che siamo la prima forza politica del paese senza avere una sede, senza avere una sede. Vi dicevo, hanno fatto di tutto per ostacolare. Alfano, Casini e Bersani si riunirono con Napolitano. Oggi Bersani dice delle robe sul Partito Democratico che manco io ho mai detto. Alfano è sparito, non si candida perché non sarebbe stato votato neanche dai suoi familiari più stretti, in quanto lo conoscevano bene. E Casini lo candida, gli ex comunisti lo candidano a Bologna con il Partito Democratico. Ma ci rendiamo conto? È una roba che ha dell'incredibile. E c'è qualcuno che per fedeltà al partito ancora li voterebbe. Ma allora io ho capito che alcune persone non votano il Movimento 5 Stelle soltanto perché incapaci di ammettere a loro stessi i loro fallimenti ventennali. Per cui trovano scuse, scuse. Ma Di Maio ha sbagliato un congiuntivo. Ma Di Battista ha detto, ha utilizzato il turpiloquio in piazza a Viterbo. Santa pazienza in questo paese dove, se dici cazzo c'è la mafia a Roma, c'è qualcuno che si scandalizza per il cazzo, perché questo è il paese dell'ipocrisia totale. È questo, no? Trovano una scusa per non sostenere il movimento perché forse temono di dover appunto ammettere a loro stessi: ho sbagliato per 20 anni a votare certa gente, cosa che tutti quanti noi abbiamo ammesso a noi stessi, perché tutti quanti voi avrete votato una volta pure Sposetti o come si chiama quella, Fioroni. Voi no. Beh, ma lei avrà votato Berlusconi, signore. No, nessuno. Se trova mai nessuno. Qualcuno, lei ha votato Berlusconi? Chieda scusa a tutti quanti. Ha votato? È questo. Allora, oggi, credetemi, poi io posso riandare dalla D'Urso, Roberta Lombardi fa le più belle interviste del mondo, Roberta presenta il programma e anche lei sta in camper e sta girando tutto il Lazio, e credetemi, io ho conosciuto dei colleghi eccezionali, però trovare una collega preparata e con etica, un'onestà come Roberta Lombardi è molto difficile, molto difficile. Io mi sentirei veramente tutelato. Oggi Zingaretti ha utilizzato, non lo so, l'account Twitter, non lo so, oppure no, un account Facebook della ASL ha fatto campagna elettorale per Zingaretti. Allora è vero che hanno occupato la sanità laziale, spolpando questa sanità. Perché questo è il meccanismo. Distruggono, credetemi, la politica ha ricevuto in questi anni grandi finanziamenti dalla sanità privata. Qual è il favore che restituiscono? Spolpare la sanità pubblica.
Romeo, oggi un'altra inchiesta di corruzione, uno che voleva fare affari con la Consip, lo scandalo comunque legato anche al mondo del renzismo, è uno che finanziava contemporaneamente tutti i partiti politici, Scarpellini, Er Cavallaro, il gentleman romano, quello che convinse Violante, presidente della Camera, a affittargli i palazzi che poi sono diventati palazzi d'oro che appartenevano a Scarpellini, che col contratto della Camera è andato in banca e ha ottenuto il mutuo, sapaci tutti così, è uno che finanziava tutti i partiti politici, il patron dell'Ilva, l'ingegner Riva, che poi è morto, finanziò nel 2006 contemporaneamente Berlusconi e Bersani, la vedete la presa per il culo? L'idea era: io finanzio sia la destra che la sinistra, chi vince vince, non mi interessa, perché tanto mi restituirà il favore. È questo il sistema e lo possiamo scardinare soltanto noi. Ripeto, io posso fare tutto quello che faccio e lo farò in questo mese con il massimo impegno, e poi tornerò alla mia vita perché mi voglio riprendere una fetta di vita mia. Roberta può fare altrettanto, ma qua ognuno ha il dovere di prendersi in carico qualche persona. Coloro che vogliono astenersi perché pensano nella loro idea, se io mi astengo faccio un torto al sistema, è l'esatto opposto. Chi si astiene in realtà vota coloro che l'hanno spinto ad astenersi. Sembra una contraddizione, ma è così, perché i partiti politici hanno sempre a disposizione dei pacchetti di voto, sempre, perché la politica purtroppo controlla anche il voto, e il voto di scambio esiste non soltanto al sud, esisterà il voto di scambio, che è un cancro anche qui a Viterbo. E allora, per ridurre l'incidenza del voto di scambio, deve aumentare il numero di votanti. Se votassero 500, il 100% degli italiani, state tranquilli che i partiti politici verrebbero cancellati dalla faccia politica di questo paese. Ma dato che molti italiani non ci credono, perché dicono che siamo tutti uguali, santa pazienza, non siamo tutti uguali, non tutti ci mettono l'impegno nostro. Per questo i partiti politici, che controllano purtroppo una parte del voto, perché il voto è controllato in questo paese, hanno ancora a disposizione la possibilità di fare eleggere i loro uomini, spesso inquisiti, indagati o con dei legami con il crimine organizzato, in questo paese martoriato dal crimine organizzato. In questo tour io andrò dovunque, a Casal di Principe, dove ci stanno belle persone, nonostante poi quella città sia, non lo so, salita la cronaca per fatti di camorra, a Locri, dove esiste l'andrangheta e il crimine organizzato, senza la corruzione della politica non avrebbe la forza che ha avuto. Andrò a Corleone, girerò tutta l'Italia, seguitemi anche in rete, fate qualche altra tappa con me, io ho bisogno di questo, ho bisogno. Abbiamo bisogno di far capire che questo tour può aumentare di energia. Perché è così, perché alla fine tanti italiani hanno il coraggio di scendere in piazza e di metterci la faccia quando vedono che poi ci c'è una vera e propria comunità, e questa sera c'è una comunità. Io vi ringrazio per il supporto che mi avete dato in questi 5 anni, per il controllo popolare, per l'affetto, perché senza questo non so se avrei avuto tutta l'energia che ho avuto in questi 5 anni. Non lo so se ce l'avrei fatta. Questo è il sogno, io sogno questo, dei parlamentari, dei portavoce lì dentro che fanno gli interessi del popolo italiano, e un popolo fuori non di sudditi, ma di controllori dei loro portavoce all'interno del Parlamento, perché se smettiamo di controllarli, e questo vale pure con il Movimento 5 Stelle, anzi, maggiormente con il Movimento 5 Stelle. È evidente che senza il controllo popolare, poi quel palazzo, guardate, è un palazzo, sì, è una vasca di squali. Per me va frequentato un tempo limitato, forse anche per questo Roberta Lombardi ha deciso di candidarsi alla Regione Lazio. Cioè, ci devi stare un tempo limitato, perché altrimenti c'è sempre il rischio, no, di entrare. Io li vedo, ho visto tanti politici onesti, sono onesti, ma entrano lì dentro e poi perdono di vista proprio la realtà. Spesso racconto degli episodi per farvi capire quello che succede in quel palazzo. Una volta stavo a Montecitorio, c'è un corridoio che chiamano Transatlantico, e c'era Cuperlo seduto su un divanetto di Montecitorio. Tra l'altro io ho provato difficoltà a distinguere Cuperlo dal divanetto di Montecitorio, che parlavano le stesse cose. Era appena scoppiato lo scandalo del tesseramento falso del Partito Democratico, uno tesserato, non so, dei cinesi, qualcosa. Io andai da Cuperlo e, per scherzo, perché a me l'ironia mi ha pure mantenuto in vita là dentro, andai da Cuperlo e gli dissi: Cuperlo, ma che avete fatto? Avete tesserato mio nonno, che è morto nell'87. Lui mi guardò e mi disse: veramente? Cioè, per lui era plausibile. Era plausibile. Gli ho detto: Cuperlo, è uno scherzo. Ah no, perché se no intervenivo. Cioè, vedete com'è la mentalità? Entri lì dentro e quel che al di fuori ti sembrerebbe assurdo, cioè è assurdo, no?
che magari in Parlamento ci sia l'autista di Raffaele Cutolo, il fondatore della nuova camorra organizzata. Non è possibile, ci sta. E lì dentro magari qualcuno pure onesto ci si siede di fianco, uno che accompagnava Raffaele Cutolo in giro per la campagna durante la nascita della nuova camorra organizzata, sta lì dentro. Ti sembra assurdo vedere certi personaggi? Ma stanno là, stanno là. Non lo so quello che succederà. Io gli dicevo a mamma, oggi vado in Parlamento, mi raccomando, stai attento, mi raccomando. Questo, quello che è assurdo fuori, in quel palazzo, se ci rimani immischiato, anche proprio mentalmente, inizi a scendere nella logica del compromesso, sei fregato, pure se sei la persona più onesta del mondo. Mentre il compromesso va rifiutato, il compromesso in questo paese va rifiutato. Noi non siamo moderati e possiamo andare avanti con questa fermezza, la stessa che c'ha Roberta Lombardi. Moderati... moderati si muore in questo paese, non violenti, coraggiosi, con il rispetto di un programma, ma non moderati. Io non sono un moderato, in questi 5 anni non ho fatto il Parlamento da moderato, non sono stato eletto per fare il moderato, sono stato eletto per portare avanti le battaglie del Movimento 5 Stelle e mi onora oggi vedere anche che tante persone che un tempo diciamo, avevano anche dei pregiudizi nei confronti del 5 Stelle oggi si sono avvicinate a noi. Quello che ancora parte della stampa, ah ma voi vi siete snaturati perché avete pescato nella società civile, ma guardate che ho sempre amato la possibilità appunto di pescare nella società civile delle ottime competenze e vederle avvicinate a 5 Stelle, perché per un tempo ci consideravano degli appestati, i populisti, gli inesperti, i bambinetti, i ragazzini, i grillini, no, questo modo sempre di insultare, no, perché per me Beppe Grillo è un patriota, ma no, i grillini, sempre di provare a sminuirci, invece non c'è mai stato in Parlamento una forza politica che abbia fatto opposizione con durezza come l'abbiamo fatta noi. Io ho avuto 84 giorni di espulsione, sono il parlamentare più espulso della storia della Camera dei Deputati. Grazie. Medaglia. Pure se non sbaglio 12.000-13.000 euro di multa e siete tutti autochiamati a fare una colletta e restituirmi 12.000. Questo. E esco veramente a testa alta. Come esce a testa alta? Dal Parlamento. Speriamo possa diventare la prima presidente del Movimento 5 Stelle di una regione, perché non abbiamo mai governato una regione. Avremmo vinto senz'altro in Sicilia senza il voto di scambio, credetemi, però c'è il voto di scambio. Una volta io conobbi una persona, ho fatto campagna elettorale quest'estate nell'autogrill, mi pare vicino Messina. Questa persona mi si avvicina, si vuole fare una foto con me, mi fa vedere il braccialetto del Movimento 5 Stelle, mi fa tira fuori il cellulare, guarda, condivido tutti i tuoi interventi e di Luigi Di Maio. Bene, dai, allora il tuo voto è assicurato, e quante persone della tua famiglia magari... mi dice no, io non vi posso votare. Come non ci puoi votare? Se devo votare genovese, altrimenti perdo il posto di lavoro. Questo mi ha detto. Cioè, vi rendete conto? Cioè, il ricatto occupazionale, o mi voti oppure perdi un lavoro magari sottopagato, e ci vogliono poi sufficientemente poveri per poterci controllare, non del tutto in miseria perché magari ci incazzeremmo, no, però lì ci vogliono galleggianti, un galleggiante, ci vogliono dormienti, anestetizzati, perché almeno siamo comunque magari arrabbiati, ci lamentiamo nei bar della mattina, però non facciamo... perché il loro obiettivo appunto è impedirci di far politica, perché pensano la politica, microfono, sia soltanto roba loro, pensano questo e ci vogliono in questo modo, per questo ci hanno colpito anche economicamente, per indurci, non lo so, alla stanchezza, all'apatia, all'accidia, ci vogliono apatici, non vo- per loro è una cosa inconcepibile vedere così tante persone stasera a Viterbo. Infatti i parlamentari e i politici degli altri partiti non fanno più eventi, perché la piazza è bella, la piazza non mente come spesso può mentire la televisione o alcune interviste sui giornali, perché ci si vede appunto in faccia senza intermediazione, questo è, e ci vogliono in questo modo addormentati, tranquilli, mansueti, tanto arriva Renzi o chi per lui e ci dà il bonus, appena vede che ci iniziamo ad incazzare tirano fuori la mancetta, che sono sempre quattrini nostri, l'abbiamo sempre tirati fuori noi con le nostre tasse questi soldi, però ce li danno e pretendono pure il grazie da parte nostra, grazie che ci hai dato una mancetta, questo è quello che vi voglio dire io, poi vedetevi il programma del movimento. Però dice bene Luigi,
quando ricorda che ormai i programmi, leggete il programma della sinistra, della Lega, del PD, ci stanno cose bellissime, i programmi sono belli, poi però non li hanno mai realizzati quando hanno governato o amministrato. Perché? Per questa logica appunto del compromesso, della politica per professione, di quell'idea che ti viene lì dentro se non stai veramente attento con la testa sulle spalle di voler ritrovare una poltrona piuttosto che risolvere un problema di un cittadino. È un meccanismo veramente balordo che ti può entrare in quel palazzo se non stai attento e se non hai tanti cittadini intorno da prenderti da parte e ricordarti: Alessandro, tu sei entrato e hai l'obbligo di fare l'interesse mio, occhio, stai attento che io ti controllo, perché io sono un cittadino sovrano, io non delego, io non è che metto una X ogni 5 anni e basta, io mi interesso ogni giorno alla vita politica, perché la politica ce l'hanno rovinata, ma è stupenda e io ho l'onore di dirvi che la politica è stupenda, che non sono stato un onorevole, mi sono sentito onorato ad aver servito il mio paese, ad aver combattuto per le idee in quel Parlamento. E noi dobbiamo, vi dicevo, poi vedetevelo il programma e diffondetelo, ma soprattutto cercate poi di capire la credibilità nelle persone, perché questa poi va analizzata. Cercate di capire che dipende soltanto da noi, se un popolo si vede da questo, se ci accontentiamo soltanto dei bonus e delle mancette, questo ci daranno, bonus e mancette, briciole, ci trattano, non lo so, come quei bastone carota, così. Se invece iniziamo a rivendicare diritti, perché i diritti costituzionali sono i diritti che ci spettano, ma i diritti non ti cascano da quel pino, no, non ti cascano da un albero, non vengono da un altro mondo, te li devi conquistare giorno dopo giorno i diritti. È dura, perché ognuno ha tante cose da fare, il proprio lavoro o coloro che non hanno lavoro, e i figli a casa, i problemi relazionali, familiari, è difficile, ma dobbiamo imparare a destinare un'ora, due ore ad attività sociali, civiche, politiche, perché la politica è bellissima. E per questo io ringrazio che persone come Roberta Lombardi, anni fa, al posto di andarsene o di smetterla di interessarsi alla politica, persone che lavorava e lavorava bene, che ne dica Berlusconi, lavoravamo tutti in questo paese, e chi non lavorava non lavorava proprio per colpa di gente come Berlusconi, perché se c'erano disoccupati 5 Stelle è colpa dei partiti politici che hanno alzato la disoccupazione giovanile. Io sono fiero che ci sia una candidata come Roberta Lombardi, la sosterrò al massimo, perché la conosco e mi fido molto di lei, e vi chiedo veramente di sostenerla, perché amministrare il Comune di Roma, con tutte le difficoltà che ci sono, 13 miliardi di euro di debiti, con una regione contro, non è semplice. Amministrare il Comune di Roma, con il Movimento 5 Stelle che amministra anche la regione Lazio, ci potrebbe permettere di fare delle cose straordinarie per questa regione, far ripartire la sanità pubblica e i trasporti e dare un po' di giustizia e legalità a questa regione. Grazie a tutti, viva Viterbo, viva il Movimento 5 Stelle, Roberta Lombardi. Grazie Alessandro, grazie a tutti per questa presenza in questa piazza questa sera, nonostante sia inverno, ma ormai siamo abituati a fare queste campagne d'inverno, campagne di libertà. 5 anni fa, a dicembre, mi ricordo, sotto la pioggia, una pioggia battente, primi di dicembre aprimmo i banchetti per il Firma Day, e mentre noi sotto la pioggia aprivamo sti gazebo, tirare il gazebo fuori dalla sacca, poi insomma gli attivisti sanno benissimo i potenti mezzi di cui abbiamo deciso di dotarci avendo rinunciato al finanziamento pubblico, le persone erano già in fila sotto la pioggia in maniera carina, composta, educata, aspettando che arrivassero gli autenticatori per apporre le firme per presentare la lista del Movimento 5 Stelle alle politiche di 5 anni fa. E vincemmo, fummo la prima forza politica, non lo disse nessuno, lo negarono per mesi, iniziò il balletto dei commentatori politici che sono come i commentatori della domenica sportiva e delle trasmissioni sportive della sera, tutti bravi a fare i commentatori mentre i giocatori sono gli altri. Vincemmo e in questi 5 anni, nonostante l'inciucio immorale dei partiti che non ha permesso al Movimento 5 Stelle di avere l'incarico di governo e quindi la nascita di partiti Frankenstein con ammucchiate tra pezzi di centrosinistra, pezzi di centrodestra, balletti vari, finti allontanamenti, separazioni per poi ricandidarsi dopo 2 mesi magari alle amministrative insieme, nonostante questa paccottiglia immonda di partiti, noi abbiamo lavorato per 5 anni
fianco a fianco con Alessandro, che è diventato per me un amico oltre che un collega, una persona il cui cuore, la cui passione, la cui generosità l'avete vista e la vedete quotidianamente tutti. E persone come me, come Alessandro, come Luigi, come Carla, come Paola, come tanti colleghi anche meno conosciuti, in questi 5 anni si sono conquistati quella credibilità che è la cifra veramente potente per cui il Movimento 5 Stelle sta crescendo ogni giorno di più, grazie al nostro impegno e alla vostra dedizione, al vostro entusiasmo e alla passione con le quali ci accompagnate ogni volta che ci incontriamo, con le quali i nostri attivisti ogni weekend vanno in giro, vanno nei banchetti, vanno dai comitati, chiedono di progettare e sognare una città diversa, una regione finalmente vicina ai cittadini e un paese che sia una casa per tutti e che questo paese ritorni ad essere la casa di una comunità. In questi 5 anni abbiamo... Grazie. In questi 5 anni abbiamo conquistato comuni importanti, abbiamo mancato per un pelo, veramente per un pelo, di prendere la prima regione, che era la Sicilia, che è la Sicilia. E adesso abbiamo una data storica che ci aspetta, che è il 4 marzo, mancano più o meno 4 settimane, a un momento che sarà uno spartiacque nelle nostre vite. Rendetevi conto che dopo il 4 marzo niente sarà più come prima, nel bene o nel male. Nel bene, se i cittadini decideranno di investire nel Movimento 5 Stelle, nei cittadini che ne fanno parte, o nel male, se i partiti riusciranno ancora una volta, prendendoci per la disperazione, per la paura di perdere quel briciolo, quelle briciole che ci stanno ancora conservando sul tavolo e con cui noi ancora cerchiamo faticosamente di tirare avanti, se vinceranno loro, nulla sarà stato utile in questi anni. Nulla sarà stato utile e questo non è accettabile. Noi tutti, ma anche voi, avete lavorato, avete sofferto, avete avuto la voglia di informarvi, vedere chi eravamo, che cosa dicevamo, se eravamo coerenti con le cose che dicevamo rispetto ai fatti che facevamo. Tutti questi 5 anni, se in questo mese non ci sarà da parte di tutti noi uno sforzo massimo, non saranno valsi a nulla. E non ce lo possiamo più permettere, perché stiamo vedendo tutti i giorni quanti diritti negati. Noi abbiamo scelto, io ho scelto come parola chiave, parola fondamentale della campagna elettorale per le regionali, la parola diritti. Il diritto alla salute, il diritto a un'assistenza sanitaria, perché la salute è anche la prevenzione, quindi il diritto a un ambiente salubre, dove io possa mangiare, dove possa bere un'acqua, e voi di Viterbo lo sapete bene che cosa significa avere una vita dove non puoi neanche lavarti i denti con l'acqua che esce dal tuo rubinetto senza rischiare di ammalarti. Il diritto a respirare un'aria salubre. Il diritto a mangiare un prodotto della terra che non mi faccia venire dopo anni un tumore o malattie simili. Il diritto a una casa, perché le case ci sono, ma non ce le danno. Il diritto ad avere una mobilità intelligente, perché se io decido di andare fuori dalla grande città perché voglio garantirmi una qualità della vita migliore, o spero di garantirmi una qualità della vita migliore a me e alla mia famiglia, non posso pensare di rimanere prigioniero per strade o treni che gli altri, quelli competenti, non sanno far funzionare. Qui a Viterbo voi avete un territorio meraviglioso. Sono stata 2 settimane fa nella Tuscia, sono stata 1 mese fa nella zona di Viterbo e Limitano, ritornerò fra 2 settimane. Avete un territorio ricco di bellezza, di storia, di ambiente, di paesaggi, di cultura, di archeologia. Non vi manca nulla per quello che vi può dare la vostra terra, di sapori, di odori, di vini, di prodotti buonissimi.
Non avete nulla che vi manchi dalla vostra terra e dal lavoro delle vostre capacità. Vi manca tutto quello che la politica dovrebbe garantirvi, a partire dall'assistenza sanitaria. Un ospedale incompiuto da 20 anni, a Belcolle. E non funziona. E tutti i piccoli ospedali che erano intorno. Perché non si può pensare che un'intera provincia vada in un unico ospedale, con delle strade tra l'altro orrende, con un territorio geografico che ha una conformazione, ci sono le montagne. Non puoi pensare che 20 chilometri su una carta stradale siano i 20 minuti, 10 minuti, i 20 minuti che magari un'ambulanza nel momento dell'emergenza ha come percorrenza massima per salvare la, per entrare nel pronto soccorso con la ragionevole speranza di salvare la vita della persona che ha caricato 20 minuti prima. Perché questi servizi li disegnano questi signori nominati dalla politica, che stanno nei loro comodi e caldi uffici, prendono la mappa stradale e fanno i cerchietti su col compasso sulla mappa, perché non ci sono mai stati in giro negli ospedali. Io sto facendo il giro degli ospedali e quando sanno che arrivo io, perché gli arrivo a sorpresa e poi ovviamente quando mi qualificano iniziano le telefonate forsennate, quando arriva la dirigenza sanitaria o la dirigenza generale, io giro con loro negli posti nei reparti che voglio vedere io, non quelli dove mi vorrebbero portare loro. Quelli che lavorano lì, gli operatori, i medici, gli infermieri, gli operatori sociosanitari, li guardano e faccio: dottore, ma saranno anni che non la vediamo qui in ospedale. Ovviamente loro diventano gialli guardandomi, rossi no, perché la vergogna l'hanno persa anni fa, e sanno che cosa li aspetterà quando il Movimento 5 Stelle andrà a governare la regione. Io ho definito, tutti a casa, io ho definito qualche giorno fa questi burocrati nominati dalla politica con una parola che ha offeso le sensibilità di tante persone, tant'è che diverse trasmissioni e interviste successive mi hanno detto che questo linguaggio era un po' troppo forte. Io li ho definiti leccaculo della politica. Ora, a distanza di qualche giorno, perché evidentemente sono profetica, perché a distanza di qualche giorno, un direttore sanitario dell'ospedale dell'Ellis di Rieti, che mi aveva prima accompagnato nel giro, poi mi aveva fatto un comunicato contro, adesso è candidato alla Camera dei Deputati in quota Partito Democratico. Bah, che strano. Oppure c'è un altro dirigente dell'ASL RM4, che comprende anche il comprensorio di Civitavecchia, che l'altro giorno è stato l'ennesima inaugurazione vuota di Zingaretti, il presidente uscente, che così ben fatto in questi 5 anni, ma si sa, loro sono quelli bravi e competenti. Allora il nostro sindaco di Civitavecchia, Antonio Cozzolino, ha detto e ha scritto su Facebook un post molto duro, dicendo: io mi rifiuto di andare a un'inaugurazione che non inaugura nessun servizio per la cittadinanza, bensì serve a fare la campagna elettorale del presidente uscente. Peste lo colse, il dirigente della ASL Roma 4 ha fatto un comunicato di fuoco dicendo: io sono un soggetto istituzionale, io non faccio politica, mi dispiace questa presa di posizione da parte del Movimento 5 Stelle. Diciamo, andiamo a vedere sta ASL Roma 4, vediamo se sono così soggetti istituzionali, e scoviamo un post sulla pagina ufficiale Facebook della ASL, non del direttore, della ASL che paghiamo noi con i nostri soldi, in cui sponsorizzava un evento della campagna elettorale di Nicola Zingaretti. Avete capito il soggetto istituzionale? E poi si offendono se li definisci leccaculo. Si adombrano per il linguaggio usato, che non è consono a una politica vicina ai cittadini, che dovrebbe essere di esempio nei confronti dei cittadini, con questo fulgido lavoro che hanno lasciato sul territorio e di cui noi cogliamo tutti i giorni gli amari frutti. I nostri dirigenti
i nostri dirigenti, dirigenti nominati dal Movimento 5 Stelle, e ho sbagliato a dire nostri perché il Movimento 5 Stelle non vuole avere dirigenti di riferimento, non vuole avere leccaculo del Movimento 5 Stelle, non si sostituisce un leccaculo con un leccaculo, si sostituisce un leccaculo con una persona brava, competente, che faccia gli interessi dei cittadini, non del partito che l'ha nominato. E quei dirigenti nominati dal 5 Stelle non saranno premiati per quanti posti letto diminuiscono o quanti presidi sanitari o quanti reparti chiuderanno. Saranno premiati in base a quanti più cittadini avranno curato. E faremo così anche per l'ambiente. L'altra volta che sono venuta qui a Viterbo c'è stato il tour dei arsenificatori. Mi hanno portato a vedere tutti, o discarico di arsenificatori. Io faccio una vita, ma ragazzi, gravissimi. Tutti amici dei arsenificatori sono tutti amici miei ormai. Ci ho fatto campagna elettorale proprio stretta e mi hanno spiegato come funziona anche lì il giro dei soldi. C'erano dei soldi pochi, stanziati da quelli bravi e competenti per comprare e installare i depuratori nella zona del Viterbese. Per un discorso ovviamente di depurazione delle acque, perché poi essendo zona agricola, ovviamente no, perché noi non siamo d'accordo con i fitofarmaci. Però gli agricoltori li usano e quindi li usati in agricoltura finiscono nelle falde, inquinano l'acqua e quindi tu la devi depurare per renderla potabile, seppure non avesse l'arsenico. Questi signori che fanno? Iniziano a comprare così depuratori a mamma. Non si minimamente preoccupano che questo investimento poi sia fruttuoso e che le acque effettivamente siano depurate, o che magari fai un depuratore e lo colleghi all'acquedotto. Cioè così, dici, sai, faccio un depuratore, che faccio? Lo lascio lì da solo. Non gli vado a parlare, non gli scrivo, non gli telefono, lo lascio là da solo. No, poi arrivati a un certo punto, visto che non avevano speso un po' di soldi e dicevano che questi altri magari come tocca spenderli, tocca far funzionare quelli che abbiamo installato, poi magari metti caso che faccio un investimento con i soldi pubblici che ci abbia pure un senso, poi mi rovino la reputazione. Quindi che faccio io, che sono quello bravo e competente amministratore di centrodestra o centrosinistra? Prendo i soldi rimasti su questo fondo dedicato alla depurazione dell'acqua e ci compro dei dearsenificatori che installo, e anche quelli non funzionano perché sono tecniche vecchie, perché evidentemente l'azienda che mi ha dato la mazzetta per scegliere il suo prodotto piuttosto che quello più moderno e più intelligente e più adatto alle caratteristiche geografiche del mio territorio, non mi ha detto che poi dovevo continuare a farli funzionare, che dovevo cambiargli i filtri, che i filtri sono costosi e che quindi c'era tutto un di più che andava oltre la vita del arsenificatore e la mazzetta che avrei comprato al momento. E quindi che cosa succede in questa provincia? Che non ci avete né depuratori né arsenificatori. Hanno speso 18 milioni di euro dei nostri soldi, dei vostri soldi che state in questa provincia, e voi che cosa ci avete? L'acqua con l'arsenico è inquinata. Questi sono i competenti, questi sono quelli bravi. Quindi noi adesso, noi tutti ce la stiamo mettendo tantissimo in questo mese. C'è Alessandro che, insomma, avete visto che energia, che carica e che passione ci mette quando va in piazza, quando va in televisione, quando è in aula, per cercare di far sentire quanto sia alta e potente e indignata la nostra voce. Io ho scelto di non candidarmi più alla Camera perché ha ragione Alessandro, quel posto è un posto che ti inquina la vita, mette in discussione i principi che hai, mette in discussione, se non sei una persona salda di testa, di cuore e di stomaco, mette in discussione tutto quello per cui noi da anni, anche con Alessandro, con altri colleghi, da anni ci battiamo. E allora ho scelto di avere una dimensione più vicina alle persone, ho scelto di continuare più vicino alle persone quelle battaglie che in questi anni in Parlamento ho portato avanti. Abbiamo fatto tutta questa strada e tutta questa fatica non può essere stata vana. Quindi da qui al 4 marzo, l'atto più rivoluzionario che potete fare,
non è solo votare il Movimento 5 Stelle, non ci basta che mettiate una X sul nostro simbolo, dovete portare le persone a conoscere che c'è un modo diverso di fare politica, fatto di persone per bene, fatto di persone credibili, fatto di persone che hanno a cuore solamente cercare di rendere migliore quella società dove alla fine dei loro due mandati massimi ritorneranno e che avranno dovuto contribuire a migliorare, perché se no sarà stato tutto inutile. Quindi Andate dai vicini, dagli amici, dai parenti, dai colleghi di lavoro, coinvolgeteli, diteli che il 4 marzo è la battaglia della nostra vita e noi abbiamo un unico, imprescindibile dovere morale nei nostri confronti, che è vincere! Roberta prima diceva non basta mettere una X, qualcuno giù ha detto ne mettiamo due, no che va nulla il voto. Scherzi a parte, guardate che pure lì non è che la stiano raccontando così bene, uninominali, plurinominali, eccetera, eccetera. Verranno consegnate due schede elettorali, qualora abbiate già compiuto 25 anni di età. A coloro che non hanno 25 anni di età, soltanto la scheda per eleggere la Camera dei Deputati. In queste due schede trovate appunto in alto un nome del candidato al collegio uninominale, e le liste che lo sostengono, nel caso 5 Stelle solo 5 Stelle perché 5 Stelle va da solo, e poi appunto i candidati sotto ai collegi plurinominali. È inutile che vi confonda troppo le idee, basta mettere una X sul simbolo, sono di parte, possibilmente quello del Movimento 5 Stelle, una X, una e basta. Questo per quanto riguarda le elezioni politiche, che sono quelle elezioni che consentono appunto di eleggere, l'hanno nominati comunque il Parlamento della Repubblica, la Camera e il Senato. Roberta dà due informazioni sulla scheda invece relativa alle elezioni regionali. Io prima però ci stanno... Siete l'area che... Dov'è l'area che tira? C'era, no? Se è l'area che tira, no? Per favore, è bravissima questa ragazza, è bravissima! Fa il suo mestiere. Però, dato che è bravissima e fa il suo mestiere, dovrebbe riprendere coloro che stanno facendo la fila per donare a questo tour. La fila. Perché io non ho mai visto le persone fare la fila per cacciare quattrini fuori e darli a un partito politico, a un movimento politico, è incredibile. Ci sono persone che fanno la fila, grazie, perché questo significa guadagnarsi la credibilità. Quando io ho detto non mi ricandiderò, mi hanno scritto persone sotto casa, ti prego ricandidati. Cioè veramente avreste mai pensato che un cittadino seguisse, no? Sotto casa un politico non si vuole candidare dicendo ti prego ricandidati, penso che Formigoni si ricandidasse, è una cosa che ha dell'incredibile. Quando feci il tour elettorale con il motorino, mi ricordo stavo in Liguria e a un certo punto stavo in motorino, avevo fatto benzina e vedo correre verso di me un signore sulla sessantina, in deriva. Io credevo che mi volesse, ne so, insultare, sarà renziano, sarà a favore delle riforme costituzionali. Mi si avvicina e in mano c'era 50 euro e mi fa prendili, voglio finanziarti. Io ho detto non posso accettarli, faccio una dotazione al momento. Allora tu sei un mio dipendente in Parlamento, hai l'obbligo di prendere i miei soldi. Così mi disse. È una cosa che è incredibile, ma tante ve ne posso raccontare. Una volta un signore a Gorizia mi dà una lettera e io pensavo fossero segnalazioni, perché spesso su tante segnalazioni, prima è venuta una signora che mi ha dato una lettera e grazie a certe segnalazioni facciamo interrogazioni parlamentari, abbiamo fatto battaglie politiche. Io poi sono tornato a Roma e questa busta l'ho messa sul tavolino, me la sono dimenticata, dopo un paio di settimane me la sono ricordata, l'ho aperta e c'era una lettera. Dato che stai per diventare papà, avrai tante spese, questi sono 40 euro, ve lo giuro. 40 euro. A che c'era il numero di telefono? L'ho chiamato, gli ho detto guardi, io non li posso accettare. No, li devi accettare. Alla fine ho fatto io una donazione al Movimento 5 Stelle. Cioè, ma mi ha dato 40 euro. Cioè, a me. È una cosa... Guarda... Ridotto male. Una volta un'altra signora a Como mi ha portato delle pantofole usate di un del figlio. Delle pantofole, quelle ciabattine da mare, quelle legate tipo tedesco in vacanza sulla Riviera Romagnola, no? E queste a me mi è piaciuto tanto questo gesto, perché l'ho trovato un gesto quasi familiare. Non è che mi è andato a comprare delle scarpe nuove per fare bella figura, è come, sai, che in famiglia ci si passa i vestiti tra figlio e figlio. Cioè, come dire, non gli stanno più a mio figlio, magari tra un anno gli staranno bene a figlio tuo. Cioè, sono delle cose che soltanto a noi sono capitate, sono bellissime.
Ora Roberta vi spiega come votare bene nella Regione Lazio. Io domani sarò a Pontedera in provincia di Siena. Diffondete foto di questo tour, iniziamolo a far crescere, perché possiamo arrivare ad Arcore in migliaia e dovrà scappare. Grazie a tutti. Solo una nota tecnica: per la regione vi verrà consegnata una scheda con il simbolo del 5 Stelle e il mio nome come candidata presidente, il simbolo del 5 Stelle e due righe vuote dove dovrete mettere le vostre preferenze sui candidati del 5 Stelle che saranno in lista. È importante che voi mettiate la doppia X sia sul simbolo accompagnato al mio nome sia sul simbolo che va alla lista, e vi spiego per quale motivo. Se voi mettete solo su uno, andranno tutti a me i soldi, i voti. Ho detto che a furia di frequentare certa gente proprio te entra, hai capito? È come quando fai il posseduto che fai l'esorcismo: no, non devo diventare come loro. Dicevo, verrebbe solo a me il voto, solo al candidato presidente, e questo non va bene, perché noi dobbiamo entrare lì dentro, non solo vincere come Movimento 5 Stelle, ma portare dentro il maggior numero di consiglieri del Movimento 5 Stelle possibile. Quindi ricordatevi, una doppia X, ma sempre sul simbolo del Movimento 5 Stelle. Grazie a tutti. Grazie Viterbo. Grande. Mi sa che è acceso. Acceso.